Ciao a tutti ragazzuoli, da qualche giorno è stata rilasciata la versione ufficiale di macOS Ventura, quindi non poteva mancare il video di come installare macOS Ventura nei Mac non supportati. In questo video voglio mostrarvi come fare a installare macOS Ventura nei Mac non supportati con una procedura veramente molto semplice. Inoltre, considerato che non è un'installazione ufficiale, spesso si possono manifestare alcuni problemi, quindi in questo video vi mostrerò anche quali sono i problemi che si possono manifestare e come fare a risolverli. Quindi non perdetevi il video, guardatelo per intero, perché durante il video mostrerò quelli che sono stati i problemi che ho riscontrato e come ho fatto a risolverli. Ok, perfetto, iniziamo subito. Quello che dobbiamo fare è dobbiamo scaricare l'installer del sistema operativo. Abbiamo due modi. Per scaricare il sistema operativo possiamo utilizzare o direttamente l'OpenCore e creare la pendrive, oppure possiamo scaricare l'installer in questo modo. Io vi lascio il link in descrizione di tutti questi file che sto utilizzando, in modo che poi potete andare molto più spediti. Andiamo in questo file, diciamo apri. Automaticamente lui andrà a cercare tutti quelli che sono i sistemi operativi disponibili per quanto riguarda macOS. E se andiamo qui in alto, vediamo un attimino, dobbiamo trovare Ventura, la versione 22, eccolo qua, il numero 3. Quindi automaticamente noi andremo a cliccare 3, invio. E in maniera molto semplice e automatica inizierà a scaricare l'install assistant di macOS Ventura. Quindi non ci rimane nient'altro che attendere che completa l'installazione e poi lo troveremo direttamente dentro la nostra cartella qui. Quindi attendiamo che scarica il sistema operativo. Arrivato a questo punto andiamo a vedere un attimino il nostro sistema operativo che abbiamo scaricato, la 380, doppio clic. Continua e clicchiamo installa, inseriamo la nostra password, perfetto, quindi chiudiamo qui, adesso andiamo in applicazioni, perfetto, eccolo qui. Allora, per quanto riguarda la creazione della pendrive attraverso l'OpenCore è veramente molto semplice. Basta selezionare Create Mac Installer, quindi Create macOS Installer, e per scaricare il sistema operativo clicchiamo Download macOS Installer. Nel caso in cui abbiamo già il sistema operativo andiamo a selezionare la seconda voce. Quindi una volta fatto questo, come possiamo notare lui già identifica che è presente un sistema operativo macOS Ventura 13.0, clicchiamo qui. E alla fine non ci rimane nient'altro che indicare in quale degli hard disk presente o pendrive presente all'interno del Mac. Nel mio caso andrò a selezionare questo disco qui e automaticamente inizierà a scrivere la pendrive. Basta inserire la password del Mac e inizierà a creare la sua pendrive. Se durante la creazione della pendrive con OpenCore vi appare questo errore, il problema è proprio sulla pendrive. Quindi in caso di questo errore quello che bisogna fare è aprire utility disco e inizializzare la pendrive nel formato macOS giornale di esteso. E infine ripetere nuovamente la procedura di creazione della pendrive bootable con OpenCore. Ok, una volta aver creato la pendrive, il passaggio successivo è quello di installare l'OpenCore, in modo poi di installare il sistema operativo. Per installare l'OpenCore, in questo caso andremo ad utilizzare un metodo molto, molto semplificato, quindi andiamo in setting e lasciamo tutto in questo modo perché, come possiamo notare, è già stato riconosciuto che è un iMac 14.2, lo possiamo notare anche qui in questa sezione che genera serial number per iMac 14.2, e torniamo indietro, lasciamo tutto in questo modo, non tocchiamo nulla. Fatti questi passaggi andiamo a cliccare Build and Install OpenCore e diciamo di installarlo sul disco. In questo caso io lo andrò ad installare sul disco dove andrò a installare anche il sistema operativo, in modo che poi carica tutto in automatico, perché se viene scaricato e installato nella pendrive, e togliendo la pendrive potrebbe dare qualche problema nell'avvio. Quindi lo andrò a installare direttamente sul disco di destinazione, creerò sempre in quel disco la partizione EFI, inseriamo la password, come possiamo vedere è stato creato l'EFI, e adesso riavviamo e teniamo premuto ALT. Quindi teniamo premuto ALT
clicchiamo prima EFI Boot, successivamente Install macOS Ventura. Nel caso in cui nella parte iniziale dell'installazione vi appare il messaggio che questo Mac non può supportare questo sistema operativo, molto probabilmente è un problema di quel determinato sistema operativo che abbiamo scaricato. Quindi può essere risolto scaricando la versione di macOS Ventura direttamente dall'Open Core e stessa cosa procedendo alla creazione della pendrive con Open Core. Un altro problema che ho riscontrato durante l'installazione è proprio arrivato a questo punto. Se in questi ultimi 29 minuti, cioè quindi in quest'ultima parte, il Mac si riavvia e rilancia di nuovo il sistema operativo, diciamo, principale, per risolvere questo problema bisogna togliere la pendrive, avviare il Mac, selezionare il disco dove è installato macOS Ventura e ripetere questa procedura finché non riesce a superare questo ostacolo e quindi di conseguenza completare l'installazione. Dopo tanti tentativi alla fine io ho risolto staccando la pendrive e avviandolo più volte finché non caricava completamente il sistema operativo di macOS Ventura. Perfetto, come potete notare l'installazione è avvenuta con successo. Possiamo già notare che funziona anche lo Stage Manager. Infatti se provo ad aprire ad esempio le impostazioni e poi socchiudo, automaticamente viene inserito nella parte laterale. Quindi adesso vediamo se ci sono altri driver da scaricare. Per farlo basta andare in questo caso qui, Open Core Patcher, versione 0.5.1, post installazione, ok. Vediamo cosa ci dice. Come possiamo notare, già tutte sono stati installati tutti i driver possibili e immaginabili, quindi la versione 0.5.1 è molto più efficiente rispetto alle precedenti, anche perché va ad installare in automatico quelli che sono i driver. Male che vada, basta andare qui nella sezione post install root patch e quindi automaticamente andare a cercare quelli che sono i nuovi aggiornamenti. E che dire, nulla, il computer sembra che gira abbastanza bene. Se andiamo a vedere le informazioni di questo Mac, possiamo notare che Ventura 13.0 è stato installato in una versione di Mac del 2013. Perfetto, possiamo dire che anche per quest'anno i vecchi Mac si sono salvati, quindi è possibile installare l'ultimo sistema operativo di macOS. Inoltre, grazie alla versione 0.5.1, come abbiamo potuto notare, non è necessario, almeno in questo caso, nell'iMac di fine 2013 non è stato necessario fare la procedura di post installazione, in quanto il software ha installato in automatico tutti i driver. Nulla, io spero che questo video, come sempre, vi possa tornare utile e noi ci vediamo nel prossimo video. Ah, dimenticavo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!